Benvenuti su Minecraft Imperialismo. La sfida di oggi spero che non credi problemi nei commenti, ma sarà tanto 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 divertente. Ho generato questa mappa con tutte quante le squadre di calcio della Serie A. Ho inserito ovviamente la Juve, l'Inter, il Milan, il Monza, il Bologna e tantissime altre squadre che sicuramente voi amerete. E nei commenti scrivetemi qual è la vostra squadra che ti fate. Ma per giocare a Minecraft Imperialismo ogni regione deve essere ben completa. In questo episodio noi giocheremo solo con le squadre di Serie A, ma se superiamo i 2000 mi piace, lo farò con le squadre di Serie A e di Serie B. Quindi mi raccomando, lasciate un mi piace e iscrivetevi se siete nuovi. E dato che comunque c'era da completare la mappa e tutte quante le regioni, ho fatto una piccola modifica e ora ho generato una nuova mappa con tutte le regioni complete. Ovvio, non sono per niente tutte quante precise, però almeno in questo modo possiamo giocare oggi a Minecraft Imperialismo. Anche perché in questo caso, per dirvi, solamente la Lombardia avrebbe 4 squadre: Monza, Atalanta, Milan e Inter. Ma oggi ci sfidiamo, ma su Minecraft. Ho generato questa ruota con tutte quante le squadre di calcio e ovviamente una seconda ruota con tutte quante le 8 direzioni cardinali in cui ogni squadra si potrà muovere. E questo è un esempio di battaglia tra Juventus e Inter, due delle squadre più tifate nella Serie A. Ma ora iniziamo con i sorteggi. Iniziamo con la prima fase, vediamo qual è la prima squadra di calcio che verrà estratta. E' l'Hellas Verona, che si trova in una zona bella che è affollata tra Inter, Monza, Udinese e Milan. Vediamo verso quale direzione l'Hellas dovrà andare ad attaccare: sud-ovest. Quindi subito contro il Milan. Già una big entra in campo. Secondo giro di ruota per la prima fase. Vediamo quale sarà la prossima squadra di calcio ad attaccare: o la Roma o l'Atalanta. Mi sa proprio che sarà la Roma. In un modo un po' illogico, l'Atalanta comunque ce l'ha a fianco, ragazzi. Non solo nella ruota, ma purtroppo ho dovuto metterla qua per riempire il buco dell'Abruzzo. Anche il Sassuolo, il Bologna per questo piccolo limbo di terreno e anche la Fiorentina. Ma non solo, Frosinone e Empoli ha tantissimi modi per spostarsi la Roma, ma soprattutto per invadere. Ma la direzione del suo attacco è nord. Di conseguenza la Roma andrà all'attacco del Sassuolo. La terza squadra che andrà all'attacco è l'Inter, il Monza, sarà il Monza, che è anche dove abito io. E il Monza può solo andare ad attaccare l'Inter, perché purtroppo l'Hellas è già in battaglia con il Milan. Quindi segniamo che anche l'Inter è entrata in battaglia. E per il Monza ci sarà una piccola sorpresa. E il quarto giro di ruota ci darà la conclusione della prima fase. Sarà la Lazio ad attaccare. E può andare direttamente verso Frosinone, Lecce o Napoli. Ma scopriamo subito assieme verso quale direzione andrà. Attenzione, perché di pochissimo andrà verso sud, portando quindi già anche il Napoli all'interno di questa sfida subito dall'inizio. Lazio-Napoli è la quarta sfida della prima fase. E che la prima sfida possa avere inizio. Chi vincerà tra Milan e Hellas Verona? Scopriamolo, anche perché questa in realtà era una sfida che in Serie A ai tempi, 30-40 anni fa, era molto importante, ragazzi, ve lo assicuro. Il Milan da questo lato al centro ha stravinto la sfida. Stessa cosa a destra e stessa cosa a sinistra. Questo Minecraft Imperialismo parte con un dominio incredibile da parte del Milan. Ora abbiamo invece Roma contro Sassuolo. La Roma ha anche una skin di Totti con la maglia numero 10. Vediamo però come sta andando il Sassuolo, perché al centro li sta difendendo molto molto bene. Il fatto che i nostri personaggi li prendono danno e sono rossi, non ci vanno a capire se sono quelli della Roma vivi o morti. Ma attenzione, perché mi sa proprio che è la Roma che avanza al prossimo turno, comandando un po' meno rispetto al Milan nella scorsa sfida, ma in qualunque caso vincendo comunque la battaglia. Ora abbiamo Inter contro il Monza. E il Monza in questo caso non è con la sua maglietta di calcio normale, ma con la tuta di Leclerc di una gara che ha fatto un paio di anni fa, sempre a Monza. E io che sono appassionato di Formula 1 devo per forza metterla. Ma in qualunque caso, via con la terza battaglia. Vediamo se l'Inter vincerà un'altra big, potrà avanzare, o sarà una piccola come il Monza magari a ribaltare il pronostico. Da questo lato il Monza sta stravincendo la sfida, cosa che non è successa dall'altro lato. Mi sembra che sia l'Inter che stia dominando la zona centrale. Mi sa che avremo una sfida completamente pari verso la fine, quindi rimarranno pochissime truppe del vincitore, ma vedo forse più personaggi dell'Inter che stanno vincendo contro quelli del Monza. Questa è stata più combattuta, ma ha vinto un'altra big. Il big match della prima fase è arrivato: Napoli contro Lazio. Hanno entrambe delle divise molto simili tra di loro, ma il Napoli è un po' più blu, quasi possiamo definirlo in questo modo. La Lazio al centro si sta difendendo molto bene, cosa che non è successa sul lato sinistro, ma sul lato destro sì. E mi sa proprio che arriverà uno scontro finale super 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 pari per decretare il
vincitore di questo big match. Ma mi sa che sarà la Lazio, non si sa perché, attenzione! Il Napoli agli ultimi secondi di questa sfida vince grazie a 4 giocatori. Questo big match è stato fighissimo. Ed ecco come si è aggiornata la mappa di Minecraft Imperialismo dopo la prima fase. Il nord ha preso tutta un'altra forma. Il Milan ha conquistato una grandissima parte di territorio nella parte settentrionale dell'Italia, ma anche stessa cosa vale per l'Inter. La Roma si è espansa invece al centro e Napoli nella zona sud dello stivale. Ma ora ci servono altri 4 giri per la seconda fase. Iniziamo subito con la Roma che torna ancora in sfida e vuole rifondare l'impero romano e conquistare sicuramente un'altra parte di questa zona centrale della mappa. E poi se si espande conquistano tutti, poi fondano l'impero romano per davvero. La Roma andrà verso sud, andando in questo modo ad attaccare il Frosinone in un piccolo derby tutto laziale, nel senso della regione Lazio. Ok, i commenti di questo video saranno difficilissimi. Proseguiamo con il secondo giro della seconda fase e andiamo con il Bologna, perché la Roma è già in battaglia, ragazzi. E basta questa Roma, segniamo Bologna per favore. Bologna che può andare a sud dall'Atalanta, a nord dal Milan e a ovest verso la Fiorentina. E in questa ruota speciale quindi decidiamo in queste 3 direzioni verso dove andremo. Sud. In questo modo sarà una sfida praticamente tra Marche e Abruzzo. Bologna contro Atalanta, 2 squadre molto importanti nell'ultima stagione di Serie A. Terza sfida di questa seconda fase, abbiamo come attaccante ancora il Milan. Attenti perché il Milan può andare verso qualunque zona tranne il Bologna, ma può attaccare di pochissimo anche la Juve per questa piccola parte di territorio. Può andare ad attaccare il Genoa, può andare ad attaccare l'Inter, l'Udinese e la Fiorentina. Quindi cara ruota, decidi te dove può andare la nostra squadra di Milano. Vediamo subito verso quale direzione. Ovest. A sud-est saremmo dovuti andare verso Bologna, invece verso sud Fiorentina, sud-ovest Genoa e ad ovest per questo piccolo spicchio di territorio abbiamo la Juventus. Altro big match importantissimo, segniamolo. Quarto giro della seconda fase, ora abbiamo come prossimo invasore l'Empoli. Ed essendo che il Frosinone è già in battaglia con la Roma e il Bologna con l'Atalanta, l'Empoli confina solo con Lecce come unica sfidante per la battaglia. Primo big match della seconda fase, Fiorentina contro Roma. Guardate che figata che la divisa della Fiorentina con questo bellissimo set dietro. Ma ovviamente la skin con la maglia di Totti è imbattibile probabilmente in questa sfida. Ma vediamo cosa succederà, perché abbiamo una sfida super super pari tra la Viola e la Roma. Ma vediamo come andrà a terminare, perché vedo forse più maglia della Fiorentina. No ragazzi, la Roma che comanda ancora anche questa sfida qua. Bologna contro Atalanta, 2 squadre importantissime nell'ultimo campionato. Vediamo chi se la passerà bene e chi molto male uscendo dalla competizione di Minecraft Imperialismo. Quasi come se fosse una Champions League. È molto difficile capire quale delle due squadre sta predominando sull'altra. Vedo di qua molti più giocatori del Bologna. Dallo stesso lato in realtà abbiamo l'Atalanta che sta andando in difficoltà di tantissimo, perché sta per vincere il Bologna grazie alle truppe che si trovano dal lato opposto. Ne sono rimaste solamente 8 ragazzi di giocatori del Bologna in campo. E ora un'altra sfida importantissima, Juve-Milan. Abbiamo la Medici R7 probabilmente con quella di Giroud, il numero 9 qua dietro, anche se i capelli non lo sono per niente. Ma controlliamo per bene come sta andando la battaglia, perché vedo molte più maglie della Juventus che hanno distrutto quelle del Milan, rimanendo in campo più o meno con una 15ina di giocatori. E ora partiamo con l'ultima sfida della seconda fase, Empoli contro Lecce. Questa partita qua può decidere molto della parte sud, perché poi avremo Napoli, Roma e tutte quante delle big, ma queste che sono magari delle squadre un po' più piccole in quella zona potrebbero conquistare una bella parte di territorio. E ragazzi, è proprio l'Empoli con la maglia numero 9, con tutti quanti questi calciatori in campo, a stravincere questa sfida. Ed eccoci qua con la mappa aggiornata dopo la seconda fase. La Juventus ha conquistato una bella parte di territorio qua a nord, a vicino Torino, Inter, Udinese, Bologna, Fiorentina e Genoa. La Roma invece sta prendendo tutta quanta la parte centrale, che è combattuta anche dal Bologna e dall'Empoli. E invece per ora le due squadre sull'isola, cioè il Cagliari in Sardegna e la Salernitana in Sicilia, stanno difendendo il loro territorio tranquillamente. Ora rigiriamo la ruota per questa terza fase e scopriamo qual è la prima squadra a invadere un territorio nemico. E ritorna in campo la Juventus, che non contenta del territorio che ha conquistato poco fa, può andare ancora all'attacco in tutte le direzioni. Quindi giriamo la ruota e scopriamo subito verso quale parte andremo.
diciamo nord-est, nord-est, centrando il territorio della Juve in questo punto, a nord avremmo avuto l'Inter, a nord-ovest il Torino, ma verso nord-est abbiamo l'Udinese. La prossima squadra che va in campo ora è la Salernitana, che ho nominato poco fa, incredibile questo. Salernitana che in questo momento può conquistare o il territorio del Cagliari, un'altra isola alla sua sinistra, o il Napoli a destra andando verso est. E visto che abbiamo solo queste due scelte, ho creato una ruota solo per questa sfida mettendo Cagliari e Napoli, ma moltiplicate per 10. E ora è uscita Cagliari, quindi una sfida tra isole, per decretare chi sarà il re dei mari. Terza fase, terzo giro di ruota. La squadra che scenderà in campo in questo momento è il Bologna, che in questo caso può sfidare Fiorentina, Roma e Empoli, contando verso nord-ovest la Fiorentina, ad ovest la Roma e a sud l'Empoli. Questa ruota con tre direzioni deciderà quindi questa battaglia, la terza della terza fase, e andremo verso ovest. In questo modo avremo la battaglia finale per il centro dell'Italia, Roma contro Bologna. E come quarta sfida della terza fase, in questo caso, è uscito il Genoa. E purtroppo per il Genoa l'unica squadra che potrà andare a sfidare è la Fiorentina, dato che la Juve è già in sfida con l'Udinese. Quindi Genoa contro Fiorentina. Parte la prima sfida, dove avremo un po' di problemi per capire chi sta vincendo la battaglia. Entrambe sono con le maglie bianconere, come notiamo. Non ho trovato le maglie in trasferta, ma comunque proseguiamo, perché comunque capisco che il numero 7 è la Juventus e il numero 10 è l'Udinese, che vedo un po' in difficoltà perché noto che ci sono molte meno maglie. La battaglia è terminata, vuol dire che la Juventus ha vinto questa sfida, non come è successo quest'anno in Serie A purtroppo. E che la sfida delle due isole possa partire. Lo so ragazzi, la Salernitana non si trova in Sicilia ma in Campania, lo so benissimo, ma come vedete nella intro ho dovuto sistemare più o meno la mappa per inserire le squadre nelle varie regioni. A quanto vedo però è il Cagliari che sta comandando la sfida, anche se da questo lato la Salernitana non si è fatta sentire. Il Cagliari ha stravinto questa sfida, un po' come nella Serie A normale, cioè che il Cagliari si è salvato e purtroppo la Salernitana è andata in Serie B. E ora questa sfida ci servirà per decidere chi comanderà nella parte centrale della penisola italiana. Scopriamo da questo lato, perché il Bologna sta difendendo molto bene rispetto alla Roma. Stessa cosa dall'altro lato del centro, che il Bologna ha distrutto tutte le truppe della Roma, e scopriamo cosa succederà, perché alla fine sarà una sfida super pari. Da questo lato tutti i giocatori della Roma, dall'altro quello del Bologna che forse sono giusto un pochino di più, ma la battaglia sarà sempre unica, sai, quindi magari la Roma può ribaltare completamente la sfida, e sembrerebbe proprio di sì, ma attenzione, rimangono solo 5, anzi 6 giocatori del Bologna che portano a casa la sfida e la parte centrale della penisola italiana. Genoa contro Fiorentina, vediamo chi vincerà questa invasione, se l'invasore, il Genoa, o la Fiorentina, che sta difendendo il proprio territorio. Scopriamolo subitissimo. Da questo lato la Fiorentina sta gestendo molto bene, cosa che però al centro non è avvenuta, ma sui lati sì. Attenzione, perché qua abbiamo una sfida pari, ma dall'altro lato saranno i giocatori della Fiorentina che arriveranno a difendere il proprio territorio, i propri amici, e sconfiggere tutti i nemici. La Fiorentina ha vinto questa battaglia. Ed ecco qua come si è evoluta la mappa dopo la terza fase. Ormai sono rimaste veramente poche squadre. Il Torino è l'unica che per ora tecnicamente non è scesa in battaglia, che difende il proprio piccolo territorio qua in alto a sinistra. Il Bologna invece ha conquistato tantissimo della parte centrale, risultando quasi la sorpresa come un po' nell'ultimo campionato. Ma ora giriamo la ruota con queste 8 squadre di Serie A per decidere la quarta fase. La Juventus torna per l'ennesima volta in campo. In questo caso abbiamo 4 scelte. A nord abbiamo l'Inter, a nord-ovest abbiamo il Torino, a sud-ovest la Fiorentina e a sud il Bologna. Vediamo se in questa ruota può uscire una delle direzioni disponibili per la Juventus, e in questo caso è uscito sud-ovest, creando in questo modo una sfida super sentita, Juventus contro Fiorentina. Molto interessante questa, segniamola. Seconda sfida della quarta fase, poi dopo ci saranno le semifinali. Ora vediamo chi uscirà. Empoli, che si è salvato nell'ultima giornata in Serie A, vediamo se continuerà a salvarsi per ogni sfida. Può sfidare o Bologna o Napoli, ma scopriamolo tramite la ruota moltiplicata. Vediamo quale sarà la piccola scelta che uscirà tramite questa ruota, ed è uscito il Bologna. Tramite questa sfida decideremo quale sarà il territorio più vasto di Minecraft Imperialismo. La terza sfidante di Minecraft Imperialismo in questa quarta fase è il Napoli, che potrà sfidare solo il Cagliari, perché sono gli unici due confinanti, visto che Bologna e Empoli sono già in sfida. E per bilanciare Minecraft Imperialismo e tutte quante le sfide, essendo che dobbiamo farne 4 di partite per ogni fase,
faremo Torino e Inter per decidere questa piccola parte a nord dell'Italia. Iniziamo questa quarta fase, Fiorentina contro Juventus. Vediamo chi occuperà molto della zona settentrionale dell'Italia. La Fiorentina sta difendendo molto nella zona centrale, ma la Juventus che sta inglobando ogni singolo giocatore della Viola. Anche se da questo lato la Viola si è difesa molto 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 bene, mi sembra di vedere molti più giocatori della squadra juventina, bianconera, chiamatela come vedete, che vince anche questa sfida nella quarta fase. La Juve ha vinto 3 fasi su 4 praticamente. E anche questa Bologna-Empoli sarà importantissima per Minecraft Imperialismo. Alcuni giocatori ancora non sono entrati in battaglia. Vedo molto bene quelli dell'Empoli, soprattutto a questo lato, che hanno stravinto contro quelli del Bologna, ma anche nella zona centrale. Ma attenzione, giocatori del Bologna che non mollano mai. E dal lato opposto hanno stravinto. Abbiamo una battaglia super pari alla fine. Scopriamo quali saranno i giocatori vincenti. Mi sa proprio che è il Bologna con una decina di giocatori a vincere questa sfida e a proseguire questo Minecraft Imperialismo con la testa alta. Ci sarà la sorpresa Cagliari che vincerà magari contro Napoli, non lo so. La battaglia si è divisa in 3 grandi gruppi. Uno centrale dove il Cagliari è molto più numeroso, uno laterale dove il Napoli ha stravinto, dall'altro lato è sempre il Napoli a vincere questa sfida. E attenzione, perché il gruppo del Cagliari si è diviso in 2 parti, uno che difende a destra e l'altro a sinistra. Sembra proprio che il Cagliari sappia vincere questa sfida, non ci voglio credere. Il primo colpo di scena di Minecraft Imperialismo, il Napoli perde e rimangono solo 5 giocatori del Cagliari. Questa è stata veramente super combattuta. Che bella sorpresa. Ci sarà un'altra sorpresa. L'Inter capolista e vincitrice dell'ultimo campionato potrà perdere contro il Torino. Beh, vediamo subito come andrà a finire. Il Torino ha devastato qualunque roba nella zona centrale della mappa, ma l'Inter sta vincendo invece nelle zone laterali. E le zone laterali ora stanno andando a colpire le truppe del Torino, i giocatori del Torino. Attenzione, perché avremo una sfida più o meno pari, ma mi sa che sono molti di più i giocatori dell'Inter in realtà, ragazzi, che vincono questa sfida. La quarta fase è terminata ora, ed essendo che i territori ora sono questi, l'Inter potrà sfidare solamente la Juventus, il Cagliari che confina solo con il Bologna potrà sfidare solo il Bologna stesso. Quindi le semifinali sono già state scritte. Ed eccolo qua, il derby d'Italia in semifinale, Juve contro Inter. Chi arriverà in finale lo scopriamo solamente ora. Vediamo subitissimo nella zona centrale la Juventus che sta comandando la sfida, nella parte a sinistra invece l'Inter che sta provando a difendere il proprio territorio. La Juventus ha distrutto tutte quante le truppe dell'Inter da questo lato e succederà lo stesso anche qua a sinistra. Attenzione, perché abbiamo la prima finalista di Minecraft Imperialismo, la Juve. E invece da questo lato abbiamo la semifinale delle sorprese, il Bologna e il Cagliari. Vediamo quali tra queste arriverà in finale. Il Bologna qua a sinistra sta distruggendo tutto quanto. È molto difficile capire qual è la squadra diversa dall'altra, perché le maglie sono molto simili tra di loro, ma il Bologna ha distrutto il Cagliari, andando in questo modo in finale. Ed ecco qua la sfida finale, Bologna contro Juventus. Andiamo. Ed ecco qua i finalisti. Alla mia destra abbiamo la Juventus e a sinistra abbiamo il Bologna. Un'ottima sorpresa, sia di questo Minecraft Imperialismo che del campionato in generale. 3... 2, 1, via con la sfida. Scopriamo subito chi vincerà questo Minecraft Imperialismo. Il Bologna è apparito super aggressivo nella parte centrale della battaglia. La Juventus sta provando a difendere nella sua sinistra. A destra la Juve ha già vinto una sfida, ma è al centro. Il problema è soprattutto nella parte a destra della mappa. Siamo più o meno a un numero pari di combattenti, di calciatori. Scopriamo chi sarà a vincere. Sarà una partita super 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 tirata fino all'ultimo. Sembra di vedere molti più giocatori del Bologna. E questo è un colpo di scena incredibile, perché è Bologna a vincere Minecraft Imperialismo, conquistando in questo modo tutta la mappa italiana. Io vi ricordo il canale che vi compare ora con le schermate finali, quello nuovo dove usciranno un sacco di video del calcio, quindi andate a iscrivervi e lo trovate anche in descrizione e nei commenti. Quindi mi raccomando, andate a iscrivervi a questo mio nuovo canale. Noi ci fermiamo e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!